15 novembre. Ecco, il nostro Dio che noi serviamo è potente da liberarci e ci libererà dalla fornace del fuoco ardente e dalla tua mano, o Re. Daniele 3,17. Dio non delude. Tali parole, oltre a far risaltare la rassicurante fedeltà di Dio, descrivono alcune sue caratteristiche. Prima di tutto insegnano che Dio si fa conoscere. I tre ebrei deportati in Babilonia dichiararono «il nostro Dio». Essi sapevano della sua esistenza e lo conoscevano personalmente, perché egli si era rivelato al loro cuore. In secondo luogo parlano della sua onnipotenza. Gli ebrei, minacciati dal re, affermarono che il loro Dio aveva il potere di salvare anche dalla fornace ardente, perché per lui non c'è niente di troppo difficile. Nell'esprimere la propria determinazione a non chinarsi davanti alla statua, i tre credenti espressero la certezza che il loro Dio era vivente ed operante con le parole «ci libererà», perché avevano già realizzato in passato le meraviglie di Dio verso di loro. Dalle parole di questi ebrei, infine, è possibile apprendere che il Signore è l'unico Dio. Difatti, questi uomini erano decisi a non chinarsi dinanzi alla statua eretta dal re, perché sapevano che soltanto il Signore è il vero Dio. Caro amico, in chi hai riposto la tua fede? Credi nel vero Dio, colui che si rivela nella Bibbia ed agirà in tuo favore e non sarai mai deluso.